reparto corsi, i giurandi del 205° corso Fierezza e gli allievi anziani del 204° corso Volontà. Reggimento attenti, reggimento allievi, presentato. Onori al capo di Stato Maggiore della Difesa. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, con perizia di intelligenza, trasferito presso una struttura sanitaria di Mogadiscio, reagiva con sereno e virile comportamento alla notizia che le lesioni riportate gli avevano procurato menomazioni permanenti. Allievo del 205° corso Fierezza. Se fu tuo padre a dire io voglio, o se fu tua madre a dire io vorrei, non giurare. Ma se fu amor di patria, di nostra continua lotta, del nostro popolo a cui dovrai il segreto del vincere e la calma fierezza del morire, se fu passione di mostrine, di alamari, di fiamme rosse, cremisi, verdi, azzurre, se fu fremito naturale del sangue, antica promessa la tua giovinezza nascente, allora giura e sarai mio fratello. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi ed adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allievi del 205° corso Fierezza, lo giurate voi? Giurando fedeltà alla Repubblica Italiana, vi siete assunti la responsabilità di difenderla con la Costituzione e le libere istituzioni che la incarnano. È un patto d'onore che vi lega all'Italia e, come ho detto qualche giorno fa, all'atto del mio insediamento, è un contratto che si firma davanti al tricolore. Non dimenticatelo mai. Sarete comandanti di donne e uomini, la cui motivazione, adesione intima e spirituale ai valori fondamentali e alle regole identitarie dell'essere soldato, faro dei nostri ideali, dipenderanno molto dal vostro esempio e dalla vostra capacità di crescere, evolvere e servire insieme a loro.
attraverso un coerente progetto d'insieme e un continuo travaso di esperienze e conoscenze con tutte le istituzioni vive della società. Tra Repubblica, il Capo dello Stato, il Ministro della Difesa, tutte le istituzioni, addirittura tutti i cittadini guardano a noi, ma soprattutto a voi che siete il futuro, come presidio di democrazia, di libertà e quale sicuro punto di riferimento per la sicurezza e la stabilità sul piano nazionale e sul piano internazionale. Io vi chiedo di essere i rappresentanti e gli interpreti autorevoli dei più alti valori che ispirano l'operato delle Forze Armate nella società italiana, di cui siamo partecipi e siamo parte integrante, e di essere all'altezza delle grandi aspettative che i nostri concittadini hanno su di voi.